Siamo a Tu per Tu con Benge Fede e Annalisa a Radio Italia Live, il concerto in Piazza Duomo a Milano. Ciao ragazzi, voi avete cantato insieme per il brano Tutto per una ragione, avete girato il videoclip a Ibiza, che è la patria del divertimento. Chi di voi voleva sempre fare serata? Allora, abbiamo girato il videoclip a Ibiza, però abbiamo fatto set hotel set, finché non siamo andati in aeroporto e che siamo tornati in Italia. Le leggende, cosa avete fatto a Ibiza? Infatti potevamo alimentare qualche potevamo leggenda. Potevamo fare qualcosa, però invece no, siamo stati veramente molto bravi. Sì, professionali, ligi al direi. Dovere. Vi siete anche conosciuti un po' di più e quindi, Benge e Fede, un aggettivo per descrivere Annalisa. Oddio, è difficile. Solare. Solare. Solare di sicuro. Solare sicuramente, su quello non solare. Ci piove. Dai, solare. Adesso tocca a te, Annalisa. Un aggettivo per Benji e uno per Fede. Allora, Benji e Fede sono complementari. Qua ti voglio, ok? Complementari, sì. Perché, cioè, conoscendoci ho scoperto due ragazzi fantastici con caratteri diversi, diversissimi. E però davvero, cioè, diversissimi, che dici tu? Vi completate, sì, io vi vedo diversissimi, sì. Sì. Ma hai fatto complimenti. Quest'estate sarete impegnati con lo Zero più Summer Tour. Annalisa, farai delle incursioni? Cosa? Farai delle incursioni nello Zero più Summer Tour di Benge Fede? Ma guarda, non lo so, una l'ho fatta già a Milano, al Forum. E per il... Ti invitiamo in Sardegna, in Sicilia, due quei posti lì, che viene al mare, poi casomai facciamo allora una vacanzina. Una vacanza. Allora, di sicuro. E, siete stati in Spagna, potete raccontarci qualcosa? No. Allora, in realtà non troppo, se non dirvi che stiamo provando a lavorare anche lì, però comunque è difficile perché è come ricominciare da zero, però sarebbe anche stupido non provarci, quindi ci proviamo dando sempre però priorità all'Italia perché... Quest'estate in Spagna succederà, faremo una cosa molto figa che non si può ancora dire, ma preparatevi perché luglio è un bel mese. E Annalisa, quali sono i tuoi prossimi progetti? Io sto preparando il disco nuovo, sto lavorando, sto scrivendo già da qualche mese, cerco di mettere insieme un sacco di canzoni, sono super contenta, non vedo l'ora che sia il momento di condividerle, anche se non ci siamo ancora, ma quasi, dai. E la televisione per ora è accantonata? Ma ti lascio con un punto interrogativo. Benji, tra pochi giorni è il tuo compleanno, come festeggerai? Ah, pensavo di prendere una sbronza epica con i miei amici, di base, questa è la verità. Per il resto però... Lo portiamo a cena fuori. Esatto, la sera del suo compleanno. Cena tranquilla. Non cosa fargli di particolare. Ma niente serate, cose così. Dobbiamo lavorare il giorno dopo, quindi... Grazie. Grazie a voi. Ciao.